Porto i raffi della vita tutti quanti dentro me, il ruggito dello zale. Ascolta, dopo molti anni oggi il Brescia si ritrova dopo epiche battaglie in Serie A e Serie B. Sì, sì. Oggi cosa ti aspetti da questa partita? Oggi sarà un grande incontro perché il Poggio deve riscattare i tempi d'oro e quindi sarà sicuramente una bella partita. Siamo dappertutto, all'America, all'Olanda, Torino. Vengo da Foggia. Bologna, andiamo a vincere! Da Milano, presenti, sempre. Da Milano. Vengo da Pavia, forza Foggia! Ciao, forza Foggia! Ciao a tutti, vengo da Pisa, forza Foggia! Vengo da Piacenza, forza Foggia! Forza Foggia, Culandrone, uno! Vengo da Cantavero! Vengo da Castel Goffredo, in provincia di Milano! Vengo da Brescia, forza Foggia! Vengo da Piacenza e forza Foggia, sì! Channel, un caro saluto da parte di Francesco da Prato. Sarebbe stato impossibile per me andare a Brescia e non soffermarmi in Piazza della Loggia, un posto tragicamente conosciuto per la strage di circa 40 anni fa, ma noto invece in tutto il mondo per uno dei palazzi più belli del patrimonio artistico nazionale, cominciato dal Bramante, ultimato da Palladio, due geni assoluti dell'architettura nazionale. Detto questo, parlando di calcio, chi dopo Avellino avrebbe mai scommesso sul fatto che il Foggia sarebbe tornato da Brescia con 6 punti in classifica? Io ero abbastanza scettico, ma il Foggia credo abbia sorpreso tutti sin dalla gara con il Palermo. E non tragga in inganno la prestazione di oggi, che non è stata certamente brillante come quella di Carpi, ma il Foggia veniva da 2 partite giocate in una settimana, il Brescia di contro aveva giocato solo uno scampolo di partita a Terni contro la Ternana. Lo stesso Stroppa sottolineerà che i giocatori del Brescia inevitabilmente erano più lucidi ed arrivavano prima sulla palla rispetto ai giocatori del Foggia. Il centrocampo, infatti, se a Carpi aveva giganteggiato, oggi ha sofferto molto, soprattutto nel secondo tempo. E quindi, soffrendo il centrocampo, ne ha risentito la difesa. Sarebbe comunque impietoso, sono sincero, oggi parlare delle lacune della difesa, di alcune papere di Guarna, appunto dell'affaticamento del centrocampo. Voglio parlare invece di note positive. La più positiva è sicuramente l'aver trovato finalmente Floriano in una condizione strepitosa, un giocatore che ha risolto, a mio avviso, le ultime 2 partite, sia quella con il Carpi subentrando affidato, sia quella di oggi. Un'altra nota positiva è sempre legata ad un altro attaccante, un altro esterno, ed è Chiricò. Chiricò, un giocatore molto criticato da tanti tifosi, che invece secondo me quest'anno sta rendendo molto, ha già segnato 2 gol. Quando entra in campo cambia completamente il corso della partita, la riesce a risolvere. È successo a Carpi, dove ci ha portato in vantaggio, è successo oggi, dove ci ha portato allo stesso modo in vantaggio. Un calciatore che rispetto all'anno scorso riesce anche a farsi valere in difesa. Oggi ho visto che ha recuperato diverse palle anche nella nostra metà campo e a centrocampo. E adesso, se prima vi ho fatto ascoltare il parere del barista del locale dove sono soliti riunirsi i calciatori del Brescia in piazza Paolo VI in centro, adesso vi faccio invece ascoltare quanto la nostra squadra sia apprezzata dai tifosi avversari. Un tifoso del Brescia mi ha fermato all'uscita dello stadio e ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento per la nostra squadra. Andiamolo a sentire. Cosa ne pensi del Foggia? Complimenti al Foggia, una squadra veramente brillante, effervescente, molto a trazione anteriore, perché in difesa diciamo ha parecchie pecche, però da centrocampo in su fantastici, veramente fantastici. Erano anni che non vedevo giocare una squadra così in maniera brillante. Ti ringrazio. Prego. Avete visto allora quanto il Foggia sia apprezzato proprio dai tifosi avversari? Sembra per certi versi tornare indietro negli anni, quando il Foggia di Zeman, dal suo primo anno in Serie B, stupiva in tutti i campi ma non raccoglieva punti, tant'è vero che lo stesso Zeman rischiò l'esonero poco prima di una partita interna contro il Messina che poi riuscì a vincere. Da allora cominciò la scalata verso la leggenda di Zemanlandia. Non lo so se con Stroppa si potranno ripetere certe prestazioni, ma io ho la sensazione che questa squadra prima o poi ci darà davvero delle grandissime soddisfazioni. Io la vedo così, e prima di lasciarvi vorrei farvi sentire invece il parere di una persona molto più autorevole di me,
la persona che credo più di ogni altro abbia contribuito a riportare il Foggia nel posto, nelle categorie che più gli competono. Un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitici. Allora Fedele, dopo questa partita che il Foggia ha portato a casa ma faticando non poco, ti chiedo, ma dopo Avellino ti aspettavi questa bella rinascita del Foggia? Avellino sicuramente è stata una delle partite più brutte che abbia mai giocato il Foggia, assieme con quella di Taranto dell'anno scorso. E sicuramente il Foggia non era quello di Avellino e si è visto dalla partita interna subito con il Parma, che potevamo vincerla, abbiamo pareggiato, però va bene così. Senti, ti dicevo, hai organizzato il Foggia in una maniera strepitosa, un gioiellino, sia come struttura, come organizzazione, come serietà. Hai detto che sei arrivato il modello Juve. Ma hai mai pensato, visto che abbiamo tifosi in tutto il mondo, a un azionariato popolare per portare il Foggia sempre più in alto? Ci abbiamo pensato, però credo che sia ancora presto, è una cosa che possiamo vedere più in là con il tempo. Senti, l'ultima cosa, ma il tifoso, non il padrone, il tifoso Fedele Sannella, che si aspetta dal proseguo del campionato? Io come tifoso mi aspetto chiaramente come tutto quello che si aspettano gli altri tifosi. Come uno dei padroni del Foggia con mio fratello, mi aspetto, così come ho detto, che faremo un campionato non da fare solo la presenza, ma da protagonista. Ci fai un saluto agli amici di Mitico Channel, tutto il mondo segue questo canale. Certo, ragazzi, tanti tanti in bocca al lupo a tutti, fatevi valere così come ci facciamo valere noi qui da Foggia. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie Fedele, grazie. Porto i graffi della vita tutti quanti dentro me. Il ruggito dello Zaccheria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia, Dio per sempre, Dio sport. È il tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli. Sempre col sorriso nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica. La gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto. Dall'America all'Olanda, da Bari alla Liguria, dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico c'ha nel poi ci fa sentire tutti quanti a casa.